Una domenica sottotono, quella di ieri per gli arianesi. In ogni chiesa si è pregato per Monsignor Edoardo Davino, venuto a mancare all'età di 82 anni a Roma. Vescovo della diocesi di Ariano Irpino Lacedonia dal 1993 al 1998, Davino ha lasciato un buon ricordo tra il clero e la gente. Giurista, persona molto riservata e discreta, impegnato nella Sacra Rota. Ne parla così Don Costantino Pratola. È un ricordo molto simpatico perché lui ci trattava come veramente non come superiore, diciamo, come vescovo, ma come amico, e voleva che noi ugualmente vedessimo in lui l'amico, la persona, il vescovo che ci guidava e ci incoraggiava, ci stimolava nelle varie iniziative e nella nostra missione sacerdotale, non sempre facile nelle comunità. Nella chiesa di Santa Maria dei Martiri, quella di ieri, è stata anche una straordinaria domenica all'insegna della solidarietà. Nelle tre chiese della parrocchia guidata da Don Costantino Pratola, tra Rione Martiri e Contrada Turco, sono stati raccolti oltre 400 euro da destinare alla famiglia del giovane ghanese Kakua Dai, ricoverato in coma vegetativo, spingendo così la gara di solidarietà a quota 5.000 euro, raccolta che proseguirà fino al 31 gennaio ad Ariano Irpino, Bisaccia, Melito Irpino, Frigento ed altri comuni. Ecco, sono questi momenti in cui noi sentiamo maggiormente la fraternità e sentiamo maggiormente i bisogni del prossimo e dovremmo come comunità veramente sentirli di più, un poco tutti, perché queste case devono anche stimolare la nostra sensibilità, la nostra solidarietà. La Caritas diocesana e le varie Caritas parrocchiali sono sempre pronte ad aiutare, intervenire, a prendere a cuore, ecco, e aprire gli occhi e il cuore di fronte a queste necessità, a queste urgenze. Momento di preghiera e di formazione apostolica nella chiesa di San Vincenzo Pallotti, un triduo in onore del santo canonizzato il 23 gennaio del 1963 da Papa Giovanni XXIII. La riflessione portata avanti da Don Giuseppe Colantonio, padre pallottino simbolo di Ariano ancora fortemente legato al Tricolle, è stata incentrata sul tema chiamati alla santità nella comunione per la missione. Il gruppo Unione Apostolato Cattolico, costituitosi un anno fa e guidato dai padri pallottini Don Renato Pucci e Don Giuseppe Colantonio, svolgerà un intenso itinerario in questo anno 2011 attraverso incontri di preghiera, spiritualità e di comunione.